Le Marche restano saldamente in zona bianca. Acquaroli invita a non fare inutile allarmismo per non danneggiare l'economia e sul Green Pass per tutti, dice in televisione, non è una priorità. Intanto salgono i contagi, 52 nelle ultime 24 ore nelle Marche, più 2 i ricoveri nei reparti non intensivi. Per l'assessore regionale Saltamartini il passaggio nella zona gialla deve scattare non in base ai contagi ma al numero dei ricoveri negli ospedali. Un giovane di Marotta aggredisce un gruppo di venditori ambulanti che stava allestendo un mercatino e poi i carabinieri. Subito arrestato è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa. Stop al caldo afoso nella nostra regione, allerta gialla per l'arrivo di forti temporali, rinviati concerti e rievocazioni storiche. Guardate nei sacchi, c'è di tutto, plastica, soprattutto la cosa che ci rammarica sono guardate le reti dei pescatori che praticamente lasciano in mare, quindi buttano e arriva polistirolo delle casse. Presentato il programma del Carnevale estivo di Fano, l'evento con riferimento a Dante si svolgerà negli ultimi fine settimana di agosto nella zona mare nel centro storico di Fano. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dal nostro sommario, le Marche restano in zona bianca, di giallo c'è soltanto l'allerta meteo per l'arrivo del maltempo, dei forti temporali di cui parleremo nel corso del telegiornale. Quindi, come già annunciato, le Marche restano saldamente in zona bianca. La conferma ufficiale arriva dal governatore Francesco Acquaroli, che su Facebook ha lanciato un appello a tutti gli organi di informazione affinché nel dare le notizie facciano attenzione a non creare allarmismi infondati che risultano poi essere dannosi per la credibilità del sistema, oltre a provocare effetti economici devastanti. E Acquaroli è intervenuto anche in una trasmissione televisiva Mediaset. Per il governatore la vaccinazione procede bene e in questo momento il tema del Green Pass non è una priorità. Il servizio di Simona Zunghetti. Non credo che noi dobbiamo rincorrere quello che fanno necessariamente altri paesi. Il governatore delle Marche è contrario alla soluzione Macron. Francesco Acquaroli è intervenuto a Stasera Italia su Rete 4 per chiarire la situazione dei contagi e la posizione della regione sul tema dell'obbligo del Green Pass. Infatti, il presidente francese ha lanciato non solo la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, ma anche il Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto e nei luoghi di socialità, come ristoranti, bar, eventi, treni e aerei. Un'idea, quella di imporre la carta verde per usufruire di alcuni servizi, che in Italia ha scatenato molte polemiche. In questo momento la vaccinazione nel nostro paese sta continuando molto bene. Ad esempio nelle Marche abbiamo praticamente raggiunto quasi 1 milione di prime dosi su 1,5 milioni di abitanti e di cittadini residenti e facciamo ancora 14.000 dosi al giorno. Anche i ricoveri per Covid, ha proseguito il governatore, sono sotto controllo e la media di positivi settimanali, ha ribadito, è di 14 su 100.000 abitanti quando la zona gialla scatta sopra i 50. Stiamo continuando la campagna di vaccinazione ed ora credo che ci siano altre priorità rispetto al Green Pass. È più importante occuparsi di altro per non creare allarme, ha detto Acquaroli. Il contesto in cui oggi viviamo ci deve portare a continuare a monitorare la situazione, a fare i tracciamenti e a rispettare le regole che sono essenziali per uscire dalla crisi pandemica, ma non dobbiamo inseguire modelli imposti da altri paesi, magari perché avevano una campagna vaccinale che non decollava o sacche di resistenza. Bisogna essere pragmatici. Il mio pensiero personale, come dicevano prima altri ospiti della serata, quando si toccano delle libertà individuali e personali anche garantite dalla Costituzione, penso che bisogna essere sempre molto attenti e cauti. Intanto sale a 52 il numero dei positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita è Pesaro Urbino con 18 contagi, seguita da Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Fermo e 3 da fuori regione. Negli ospedali invece regionali ci sono 2 ricoveri in più in terapia non intensiva, mentre resta invariato il numero dei pazienti negli altri reparti. Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi legati al coronavirus. Il passaggio nella zona gialla deve scattare non in base ai contagi ma ai ricoveri negli ospedali, l'ha detto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.
Valutiamo ogni giorno la diffusione della variante Delta, che fra qualche settimana sarà quella principale non solo nelle Marche ma in tutta Italia. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini è tornato a fare il punto sui contagi nelle Marche e sui criteri adottati dal governo per il passaggio delle regioni nelle zone a rischio moderato, medio o alto. Il tema che abbiamo sollevato con il governo è che l'eventuale passaggio alle zone di limitazione gialla e così via debba avere riguardo non al numero dei positivi, molti dei quali sono anche asintomatici, ma al numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sappiamo che il governo ha convocato la cabina di regia per martedì per voler introdurre nel nostro paese il Green Pass, ma questa operazione è un'operazione piuttosto complessa perché va a impingere contro norme costituzionali che prevedono la libertà di circolazione. Io penso che il buonsenso ci porti a far sì che queste misure possano essere introdotte allorquando ci sia un concreto pericolo. Infatti, prosegue l'assessore, quella di tornare ad un autunno come l'ultimo che abbiamo vissuto è un'ipotesi che dobbiamo tenere in considerazione, ma nessuno scienziato è in grado di dimostrare che possa verificarsi. Saltamartini poi è tornato a parlare della revisione del piano socio-sanitario, nel quale sono state modificate 3 norme su altrettanti ospedali. Andremo a costruire un ospedale nuovo a Pesaro, un ospedale nuovo a Macerata e su San Benedetto cerchiamo di fissare un finanziamento per verificare se è più rispondente ai bisogni collettivi un nuovo ospedale o la ristrutturazione dell'esistente. Quindi andiamo a toccare immediatamente l'edilizia ospedaliera, dando attuazione a un programma che è un programma politico che gli elettori hanno premiato. E anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, è tornato a parlare di sanità dopo le accuse rivolte alla regione sulle scelte inerenti agli ospedali. Il primo cittadino ha rimarcato l'assenza di dialogo della giunta Acquaroli. Non è corretto, ha detto Seri, che il presidente della regione, nel momento in cui formalizza il provvedimento, non si preoccupi di informare il sindaco della città maggiormente coinvolta dal futuro dell'ospedale. Il suo atteggiamento non è stato encomiabile. Inoltre, ha concluso Seri, le posizioni rassicuranti degli assessori regionali arrivate solo dopo la mia denuncia, se non saranno confermate dagli atti, rimarranno parole al vento. E adesso la cronaca, andiamo a Marotta perché i carabinieri hanno arrestato un pizzaiolo di 25 anni del posto per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio il giovane ha aggredito alcuni venditori ambulanti che stavano preparando un mercatino previsto per la serata. Non curante del fatto che l'area fosse interdetta al traffico, il ragazzo alla guida di una Mercedes, dopo aver percorso un tratto di pista ciclabile, è stato ripreso da uno dei venditori. A quel punto il 25enne è sceso dall'auto e si è scaraventato contro un anziano di 70 anni. All'arrivo dei carabinieri ha iniziato a inveire anche contro di loro con offese e minacce di morte. Poi ha preso a calci alcune bancarelle, rovesciandole. Dopo un apparente ritorno alla calma, il giovane è tornato alla carica verso gli ambulanti, spintonando anche i militari. Dopo averlo bloccato è stato dichiarato in arresto e questa mattina è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa. E adesso parliamo invece del maltempo. Maltempo, l'ondata di caldo batte in ritirata, la presenza di un nucleo di aria fresca proveniente dal centro nord Europa sta determinando un brusco calo delle temperature in tutta la penisola. In diverse regioni è stata emessa anche un'allerta meteo, nelle Marche è allerta gialla fino alla mezzanotte di domani. Allora, per capire l'evoluzione delle prossime ore ci colleghiamo adesso con Francesco Cangiotti del sito geometeo.it. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera. Allora, qual è la situazione meteo nelle prime ore? So che già un po' di pioggia è caduta anche nella provincia di Pesaro Urbino. Sì, già in queste ore, nel corso delle scorse ore, si sono verificati già dei rovesci sparsi, soprattutto sui settori appenninici. E diciamo il clou del maltempo si verificherà proprio nella giornata di domani e nella prima parte anche della giornata di domenica, quando questa goccia fredda che in questi giorni ha determinato condizioni di tempo molto perturbate soprattutto sull'Europa centrale si sposterà verso il nostro territorio e quindi andrà a contrastare con anche il mare Adriatico abbastanza calda e l'aria calda che era presente nei giorni scorsi, dando luogo alla formazione di questi nubi cumuliformi che saranno associate a dei rovesci dei temporali
che risulteranno abbastanza diffusi un po' su tutta la regione, ma che localmente, soprattutto sulla fascia collinare, potrebbero risultare anche di forte intensità. Questo soprattutto nella giornata di domani, perché i contrasti, diciamo, saranno più accesi. Poi nella giornata di domenica ritroveremo ancora molte nubi con ancora delle piogge sparse, poi nel corso della serata le condizioni andranno migliorando. Come dicevamo, questa perturbazione è associata ad aria più fresca, quindi le temperature sono già in parte diminuite, diminuiranno ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, soprattutto nella giornata di domani e domenica, quando anche in pianura i valori massimi difficilmente supereranno i 23-24 gradi. Invece per quanto riguarda i venti? Ecco, i venti, anche questi subiranno un incremento dai quadranti nord-orientali, in particolare nella giornata di domani avremo dei venti moderati o forti, con mare a tratti molto mosso. Poi questa ventilazione tenderà via via ad attenuarsi, soprattutto da domenica e ancor più agli inizi della prossima settimana, quando via via le condizioni tenderanno un pochino a stabilizzarsi grazie al ritorno dell'alta pressione. Bene, grazie Francesco Cangiotti. A causa del maltempo sono stati rinviati anche diversi eventi nella provincia di Pesaro Urbino, dalla consegna dei diplomi al campus scolastico di Pesaro, al concerto delle dame che doveva svolgersi questa sera alla Corte Malatestiana di Fano, fino al Palio delle Contrade che era in programma per sabato e domenica. Il Comune di Fano lascia in totale abbandono la zona faunistica a Baia del Re e la lamentela di due turiste e volontarie di Plastic Free che ieri mattina hanno ripulito l'area e il sottopasso. Vediamo questo video denuncia. Siamo Lucia e Silvio, Plastic Free Ivrea. Siamo venuti qua in vacanza a Fano, Baia del Re, e niente, abbiamo raccolto un po' di roba qua solo nel sottopasso perché è una cosa indecente, tenendo conto che qui c'è scritto questa è un'area floristica Baia del Re, dove veramente è un'area protetta, è veramente terribile, cioè guardate nei sacchi c'è di tutto, plastica, soprattutto la cosa che ci rammarica sono guardate le reti dei pescatori che praticamente lasciano in mare, quindi buttano e arrivano polistirolo delle casse e poi cannucce, c'è di tutto veramente. Pezzi di plastica. Noi abbiamo fatto oggi questo, per due rette ci siamo divertite, abbiamo un po' liberato veramente una piccolissima area. È talmente bella, guardate in fondo di qua, praticamente non so, sono chilometri di area protetta dove ci sono. Ci sono piumini, cardi, lumachine, eccetera, eccetera, e è tutto uno schifo. Lasciate tutto in totale abbandono. Mi dispiace perché io sono nata qua a Fano, venivo tutti gli anni, vengo sempre così tutti gli anni in vacanza, e mi dispiace perché questo è un mare bellissimo, è il mare di tutti. E adesso parliamo della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 delle 10 con epicentro a Norcia in provincia di Perugia, che è stata avvertita anche nell'area del cratere sismico delle Marche tra le località più vicine all'epicentro, Castel Sant'Angelo sul Nera a 13 km di distanza, Visso a 16 in provincia di Macerata. Molte le segnalazioni sui social anche da Fiastra, sempre nel maceratese, dove era in corso un convegno per fare il punto sulla ricostruzione. L'ambito sociale 6 è tra i più virtuosi delle Marche e riceverà dal Ministero del Lavoro 207.000 euro ogni anno fino al 2030. Un grande lavoro grazie ai sindaci che credono in questo percorso condiviso. È soddisfatto il presidente dell'ambito territoriale sociale 6, Dimitri Tinti, che ha annunciato i risultati raggiunti e il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 207.000 euro. Il contributo ottenuto sarà strutturale e quindi verrà erogato fino al 2030, una cifra significativa per l'ambito 6 di cui Fano è capofila, che sottolinea gli elevati standard qualitativi dei servizi erogati. Uno di questi è il rapporto tra assistenti sociali
provinciali popolazione, che qui si attesta a 1 ogni 4.500 abitanti. Inoltre, dallo scorso gennaio si è passati da 18 a 21 assistenti sociali che si occupano tra l'altro di accogliere e gestire la presa in carico di numerose situazioni vulnerabili. C'è tutto un percorso da fare di accompagnamento, di accoglienza anche dei bisogni delle famiglie nei loro contesti, per poi cercare di appunto accompagnarli verso percorsi di inclusione sociale. Però avere 9 UPS, cioè uffici di promozione sociale su tutto il territorio, a breve avremo anche i 4 PUA, cioè i punti il punto unico d'accesso per l'integrazione sociosanitaria, e questo è davvero un segnale importante, per cui questo riconoscimento ci responsabilizza. Tanto ancora abbiamo da fare, lo faremo insieme, lo faremo anche coinvolgendo sempre di più il terzo settore, i sindacati e tutti i soggetti che si occupano del sociale nel nostro territorio, nel nostro vasto territorio. E lo faremo ancora meglio quando avremo definito il modello organizzativo che sarà più snello, più funzionale e quindi più in grado di sostenere tutte queste politiche virtuose. E adesso ci spostiamo a Pesaro, dove nel pomeriggio è stato inaugurato un nuovo murales nella zona del porto. Bravi, bravi tutti! Un'opera bellissima che colora questa parte di città ed è una immagine identitaria del porto. Devo dire un grandissimo consenso da parte di tutti i cittadini, in particolar modo da coloro che vivono il porto, che se lo ricordano anche com'era tanti anni fa. Quindi davvero complimenti a Rossella per questa opera straordinaria che ha realizzato, molto complessa, molto molto affascinante. Siamo molto contenti. Noi continueremo ad andare avanti in questa direzione, stiamo colorando tanti luoghi grigi della città e questa bellissima opera sostituisce un muro anonimo dove purtroppo venivano affissi le locandine funebri, e quindi di certo un luogo che oggi prende davvero vita e rispecchia come fosse uno specchio la storia del nostro bel porto. Sono contenta di aver lavorato qui nel centro del cuore della mia città. La difficoltà più grande è stata creare questa prospettiva, che non era una prospettiva semplice ma era un grandangolo, e ho realizzato praticamente un grandangolo di 180 metri quadri, quindi ho preso Via Cecchi, l'angolo di Via Cecchi e la Baia Flaminia dall'altra parte, quindi è stato più un'esigenza di dimensionare la prospettiva. Il muro era alto 2,60 m al massimo e quindi dovevo adeguare questa cosa. E continuiamo a abbellire la nostra città. Quando ci è stato proposto questo progetto abbiamo subito capito che poteva essere per noi una nuova opportunità di avere un nuovo mezzo di comunicazione. Siamo qui pronti per ricordare che a Pesaro esiste una forza silenziosa che non sempre se ne parla, ma c'è, sono i donatori di sangue. Ci siamo inseriti in questo concetto con questa frase che è "lo porto nel cuore". Lo porto perché, come il porto, che è un luogo che è nel cuore di tutti i pesaresi, ma come lo porto nel cuore il gesto della donazione, ovvero tutte le persone che hanno ricevuto sangue sono salve grazie a questo gesto, portano nel cuore la donazione avvenuta da sconosciuti e che l'hanno fatto appunto col cuore. Abbiamo anche potuto inserire questo filo rosso, che per noi è importante perché è il nostro fil rouge, ovvero un filo rosso che unisce il donatore col ricevente. Quindi se passate al porto, ma anche se passate per tutta la città di Pesaro, ricordatevi che se non siete ancora donatori, se state bene e siete felici ma volete esserlo ancora di più, diventate donatore di sangue. E restiamo a Pesaro perché la bonifica dell'ex AMGA inizierà il prossimo settembre, lo ha annunciato l'assessore alla sostenibilità Edi Morotti, che spiega: il comune insieme a Marche Multiservizi ha individuato la ditta che si occuperà dei lavori nell'area del centro direzionale Benelli di Via Morosini per dare decoro ad una zona che lo attendeva da anni. Il primo pensiero è per la salute dei residenti. Presentato il programma del Carnevale estivo di Fano, l'evento, con riferimento a Dante Alighieri, si svolgerà negli ultimi weekend di agosto nella zona del mare e del centro storico. Filippo Pucci. Che Dante sia il filo conduttore dell'edizione 2021 del Carnevale di Fano l'avevamo già capito, e lo sarà anche per l'edizione estiva della manifestazione più antica d'Italia e importante della città.
Questa mattina, davanti agli hangar dei carri del Carnevale di Fano, l'ente carnevalesca ha presentato il programma ufficiale della manifestazione, che vedrà una serie di appuntamenti pensati e voluti per celebrare il sommo poeta, che saranno adattati ai più piccoli, ai giovani, fino agli adulti, tra musica, animazioni, giochi e momenti sportivi. L'evento, in programma nei weekend del 21, 22, 28 e 29 agosto, vedrà toccare due location, la zona mare e la zona del centro. Avremo il primo weekend Murubutu e Claver Gold, due famosi rapper che hanno rappato l'Inferno di Dante, ci racconteranno queste esperienze e ci canteranno delle canzoni. E avremo uno spettacolo un po' piccante con Imi Silly Noir, che fa burlesque. E avremo poi tanta musica, avremo delle zone bambini alla pista di pattinaggio con la supervisione di Cap di Cartone, dell'associazione Cartone, e avremo anche il carro di ASET che presenterà anche dei laboratori del riciclo. In centro storico avremo anche una zona dedicata ai bambini al pincio in collaborazione con la Pandolfaccia. E poi finiremo il carnevale con il concerto di Samuel, a cui collaboriamo, organizzato da On Stage. I carri allegorici saranno posizionati in forma statica, come già sapete, lungo la Sassonia il primo weekend e al Pincio e in via Cavour al centro storico, ma al centro storico metteremo ovviamente anche altre installazioni, dove poi ogni punto avrà la sua animazione in collaborazione con i commercianti, grazie anche a Confcommercio e Confesercenti. Intanto alla fabbrica dei carri proseguono i lavori dei maestri carristi nella realizzazione delle opere. Quattro i carri nuovi, tutti dedicati a Dante: L'amor perduto di Matteo Angherà, Lasciate ogni speranza o voi che entrate di Luca Vasilic e Fosfori di Mauro Chiappa. Inoltre ci saranno anche altri due carri, uno dedicato al carnevale fanese e l'altro a Gradara, che sarà animato con spettacoli musicali e rievocazioni storiche. Importante, tramite le manifestazioni e tramite il mondo della cultura, far ripartire l'economia della città. È per questo che abbiamo pensato di regalare questi due momenti sia nella zona mare sia nella zona del centro storico e fare la promozione di quello che sarà il carnevale del futuro, che continuerà e tornerà ad essere il carnevale che conosciamo. A credere fortemente nell'evento anche la Regione Marche, dove oggi ha visto la presenza dell'assessore Francesco Baldelli. Sostenere la fabbrica del carnevale, sostenere la maestria degli artigiani del ferro, del legno e della cartapesta, per creare ulteriori maestri del carnevale partendo proprio qui da Fano. Questo significa anche però dare continuità al sostegno anche economico alla fabbrica del carnevale e, ove possibile, aumentarne l'entità, perché il carnevale di Fano diventi uno strumento per la regione Marche, insieme ad altri carnevali, di destagionalizzazione del turismo. Il programma completo dell'evento è possibile visionarlo sul sito ufficiale del Carnevale di Fano. Ed è confermata al momento anche la 20ª edizione di Con l'Africa nel cuore, che si terrà domani sera all'anfiteatro Rastatt di Fano. Sentiamo Raffaella Nannini. Lotteria solidale, musica, danza e testimonianze. Torna sabato sera la manifestazione Con l'Africa nel cuore. Sì, torniamo con la 20ª edizione, perché lo ricordiamo anche che quest'anno la nostra associazione festeggia 20 anni dalla sua nascita, una manifestazione che è ricca di intrattenimento e danza, ma anche di tanta solidarietà. Infatti sarà con noi il gruppo della Capogiro Dance and Theater, diretto da Simona Paterniani. Lei, insieme a tutti i suoi allievi, porteranno un estratto dello spettacolo Hercules, adatto sia per bambini ma anche per i più grandi. Poi avremo la musica dal Gambia di Jabel Canutè e tante testimonianze di vita. È ancora possibile acquistare i biglietti per l'estrazione finale?
Sì, certamente, in occasione di questo evento noi organizziamo una lotteria solidale, un biglietto si richiede una donazione di 2,50 euro, è ancora possibile farlo, si possono acquistare sul nostro sito internet oppure mandando un messaggino WhatsApp nel numero che troverete in sovraimpressione. E tutti i fondi raccolti andranno a sostegno del centro di maternità in Zambia che proprio sta arrivando alla sua conclusione, al quasi completamento, quindi ci manca veramente poco. Vi aspettiamo sabato 17 luglio all'anfiteatro Astat per una festa all'insegna della musica e della solidarietà. Invece il Bastione San Gallo la prossima settimana inizia Sei Fest. Sentiamo Letizia Marchionni. Musica, poesia e spettacolo sono le tre categorie del Sei Fest, l'iniziativa organizzata da un team di 5 ragazze, Martina Broccoli, Veronica Orciari, Selene Kersicla, Claudia Raffaele e Clarissa Vichi, in collaborazione con l'associazione Dondolarti, che mette in evidenza le tre arti scelte tramite un concorso fatto dai giovani per i giovani. L'evento si svolgerà il 6, 7 ed 8 agosto al Bastione San Gallo di Fano e vedrà una serie di giovani talenti della città e provincia che dopo essersi iscritti tramite l'apposito sito in una delle tre categorie si sfideranno in uno spazio a loro dedicato. Ci siamo occupate di questa iniziativa pensando proprio al talento dei giovani di Fano e della zona e alla voglia di ripartire dopo un periodo così difficile e tosto un po' per tutti, in particolare per i giovani che hanno trovato tutto chiuso, dalla scuola all'università ai luoghi di svago. E abbiamo pensato appunto a creare uno spazio tutto per loro dedicato all'arte della parola. Il nome scelto per il concorso, ha spiegato Martina, non è casuale. Sei Fest infatti deriva dal gioco di parole sei, che tradotto dall'inglese significa dire. Un contest quindi che intende lasciare la parola ai giovani dai 14 ai 30 anni, valorizzandoli e dandogli voce tramite l'arte dello spettacolo, della poesia e della musica. L'ultima serata dell'8 agosto a concludere l'evento ci sarà anche un ospite speciale che sarà comunicato sulle piattaforme social. Gli artisti saranno chiamati a essere presenti e a presentare le loro opere in prima persona. Solamente per la poesia abbiamo previsto, diciamo, una piccola differenza, per cui rendiamo disponibili ai poeti le nostre lettrici nel caso in cui i lettori volessero delegare la lettura. Il voto è previsto tramite la compartecipazione della giuria e del pubblico, che nella sezione poesia e spettacolo avrà una 50-50, diciamo, di importanza, mentre nella musica è prevista una modalità leggermente diversa in cui, diciamo, volevamo ricreare un po' una finale stile talent, in cui verranno appunto mandati prima in finale gli artisti e poi sarà il pubblico a decretare il vincitore definitivo. Sono previsti tre premi per i vincitori di ogni categoria del valore di 200 euro, compresi chiaramente di una targa diciamo di ricordo al vincitore, e in più un quarto premio, sempre in denaro, di 150 euro del nostro main sponsor, che andrà all'artista che più riesca a esprimere creatività e relazione con il nostro territorio. Ci teniamo a ricordare che il Sei Fest è patrocinato dal Comune di Fano ed è uno spin-off di Impronte Femminili. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 25 luglio e ci si iscrive tramite la nostra pagina web, che è safefestfano.wordpress.com, e tra l'altro maggiori informazioni sono anche sulle nostre pagine social, quindi su Facebook o Instagram, safefestfano tutto attaccato, e speriamo che sia appunto un'iniziativa che possa un po' far tornare a respirare i giovani, ma anche tutta la cittadinanza, all'insegna dell'arte, della parola, della musica, della poesia e dello spettacolo, per trovare un sorriso tutti insieme. Una breve di sport, per ricordare che ci sarà anche il neocampione italiano su strada Ivan Toselli alla sesta edizione del Memorial Michele e Stefano. La gara ciclistica organizzata dalla società centinarolese di Fano, che vedrà la presenza di 120 atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Il percorso di 76 km è un circuito cittadino da ripetersi 8 volte. Si snoderà dall'Arzilla a Fenile, proseguendo verso la zona della Trave, via Fornace, via Fanella, per poi affrontare l'ascesa alla collina di Monte Giove prima dell'arrivo nel cuore di Centinarola.
Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. L'informazione su Fano TV torna domani mattina alle 7 in diretta con Occhio ai giornali, il commento alla stampa. Arrivederci.